entrata la Roma, ha sprecato il Barcellona questa chance, perché Suarez e Messi erano in due contro due e hanno sprecato l'appuntamento con la concretizzazione di questa azione, che adesso la Roma trasforma in contropiede con Dzeko all'indietro per Florenzi. Ritmi altissimi ovviamente dopo il risultato dell'andata, Roma e Barcellona si stanno affrontando a viso aperto, soprattutto la Roma, e sta correndo, la partita, sta la correndo Roma, parecchi deve, rischi, deve stare molto attenta, attenzione, attenzione Dzeko in area di rigore, Dzeko la conclusione, Dzeko. Rete Dzeko, 1-0 per la Roma, lancio in avanti, Dzeko anticipa il portiere Ter Stegen, 1-0 per la Roma. Grande gol di Dzeko che ha sorpreso la difesa avversaria del Barcellona con un lancio lunghissimo, e lui ha pionato questa palla di sinistro, ha anticipato l'uscita di Ter Stegen. Grandissimo gol della Roma, grande concentrazione, grande inizio. Eh sì, Dzeko in mezzo a due difensori, ha fatto sportellate, ha avuto la meglio su Umtiti e anche su Sergi Roberto, probabilmente forse era Jordi Alba, sta di fatto che è riuscito ad agganciare il pallone e poi a depositarlo in rete. Roma 1, Barcellona 0, Dzeko aveva segnato anche il 3-1 nella partita di andata e adesso segna questo importantissimo gol che restituisce un po' di speranza alla squadra giallorossa. Era fondamentale segnare in avvio partita, Roma lo ha fatto con Dzeko dopo aver rischiato. Questo è un gol che dà speranza, da speranza, autostima anche la Roma, può cercare anche di caricarsi, sostenuta da un grandissimo pubblico, è una Roma molto concentrata, ma perché nei primi minuti anche non era tanto equilibrata, perché nelle ripartenze del Barcellona si è fatto trovare scoperta e questo in seguito non deve succedere. Terra attaccato da Piqué, si gira Dzeko, finisce a terra. Questo è rigore, non possono rigore. Questo rigore, non ha dato rigore, incredibile, non possono non dare rigore, lo danno. L'ho dato. Rigore per la Roma, ci ha ripensato. Su segnalazione dell'assistente. E viene anche ammonito Piquet. Su segnalazione dell'assistente ha dato rigore, non aveva dato rigore, poi ha guardato l'assistente che gli ha segnalato che era fallo. Scusa Delfino, c'è il gol del Liverpool 1-1 con il Manchester City a terra linea. Momento chiave dell'incontro, la Roma ha a disposizione un calcio di rigore per andare sul 2-0. De Rossi. De Rossi va al tiro, Dzeko gli ha dato il pallone, lo ha baciato De Rossi, due baci e gli ha detto vai, prova a fare il miracolo, momento, prova a riaprire. Importantissimo per la Roma, potrebbe essere la svolta della partita. De Rossi contro Ter Stegen, siamo al 12° minuto del secondo tempo, De Rossi ha la palla del 2-0, calcio di rigore a favore della Roma, ricordiamo De Rossi autogol nella partita di andata, adesso ha la possibilità di farsi perdonare quell'autogol, di trasformare il calcio di rigore, lunghissima la rincorsa di Daniele De Rossi, tutto pronto per il tentativo di trasformazione, per quello che può essere il 2-0 per la Roma, per quello che può essere l'inizio di un sogno da parte dei tifosi della Roma. Sta per partire Daniele De Rossi, il silenzio allo Stadio Olimpico, ecco la rincorsa, parte il tiro, rete! Daniele De Rossi, 2-0 per la Roma, adesso si può fare, il miracolo è concreto, non è più un sogno, non è più via, è una realtà, la Roma è a un gol dalla clamorosa impresa e manca mezz'ora alla conclusione della sfida. Incredibile allo Stadio Olimpico, Roma 2, Barcellona 0, De Rossi ha trasformato il calcio di rigore nonostante Ter Stegen stesse facendo quasi il grobbelar perché si stava muovendo sulla linea di porta cercando di disturbare De Rossi, che adesso viene osannato dai 60.000 dell'Olimpico. Sta per diventare una bolgia adesso lo Stadio Olimpico, i giocatori del Barcellona nervosi, Valverde sta andando a protestare con il quarto uomo, lo manda a quel paese. Nervosismo tra le file del Barcellona perché volevano l'ammonizione per Fazio, che era stato già ammonito per il fallo su Iniesta, ma adesso la Roma deve stare calma. Fazio ha sbagliato, Fazio poteva esserci anche l'ammonizione, la Roma deve stare calma, deve cercare di gestire bene questi ultimi 31 minuti, sono 31 minuti che possono essere tanti, potrebbe sicuramente far gol e adesso sicuramente crescerà l'autostima dei giocatori della Roma perché sono spinti dai tifosi e cercheranno di fare il terzo gol. In conclusione manca soltanto un gol al miracolo che poco fa El Shaarawy è sfiorato, Under va verso il fondo, cross dentro per un PT che riesce poteva a fare meglio, bravo, poteva fare meglio, l'ha data la sua terra, invece da sul fondo poteva metterla alta
invece palla corta a rasoterra, comunque un TD non è stato irresistibile, ha regalato praticamente un calcio d'angolo alla Roma che verrà battuto tra qualche istante dai giocatori giallorossi. Parte un der dalla bandierina, colpo, rete, 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 incredibile, 3-0 per la Roma. Manolas ha segnato il gol del 3-0, pazzesco lo Stadio Olimpico, non possiamo crederci. Roma 3, Barcellona 2, Barcellona 0, scusate, alle 22:22. La Roma segna il 3-0 all'82esimo minuto, 8 minuti alla fine. La Roma è in semifinale, il Barcellona è fuori, clamoroso. Clamoroso. Un grandissimo gol sul primo palo del calcio d'angolo battuto. Manolas si è avventato sul primo palo, anticipando tutto e mettendolo sul secondo palo. Grandissimo gol, ma grandissima Roma. Permettimi Giulio, hanno fatto una partita strepitosa. Manolas sul primo palo e ha la girata sul secondo, dove Ter Stegen non ha potuto veramente fare niente, hanno anticipato tutti i difensori del Barcellona. Pazzesco allo Stadio Olimpico, Roma 3, Barcellona 0. Diamo un'occhiata al cronometro, 83esimo minuto, 7 minuti più recupero alla conclusione. Adesso sarà un inferno perché il Barcellona proverà in tutti i modi a svegliarsi, a segnare il gol della qualificazione, ma al tempo stesso la Roma dovrà stringere i denti. Saranno 8 minuti più recupero di terrore per lo Stadio Olimpico, ma chiunque avrebbe messo la firma con il sangue per ritrovarsi in una situazione del genere nel ritorno dei quarti di finale contro una delle squadre più forti al mondo, se non la più forte, assieme al Real Madrid. Questa paga anche la presunzione del Barcellona, venuto qua per gestire la partita, anche dalle dichiarazioni che hanno fatto in precedenza dicendo che verranno qua a fare la partita e vincere anche qua 4-1. Valverde questa... però l'aveva detto ieri in conferenza stampa, nulla è ancora deciso. Under, attenzione, in avanti, la Roma ha recuperato palla, cerca di mantenere il possesso palla. Florenzi, adesso è il 12° uomo in campo, lo Stadio Olimpico, i tifosi con El Shaarawy che attacca, non vuole la Roma lasciare l'iniziativa al Barcellona e attacca. Under entra in area di rigore, salta l'uomo, ha provato la conclusione, poteva fare ancora meglio pallone, c'era Dzeko dentro, poteva fare ancora meglio Under, perché è bravo ad andare sul fondo e deve metterla per i compagni appostati nell'area di rigore. È la seconda volta che sbaglia. È una bolgia all'Olimpico, doppio cambio nel Barcellona, è una bolgia all'Olimpico, doppio cambio nel Barcellona. Stanno per entrare in campo il numero 11 Dembélé e il numero 17 Alcacer. Piedi, tutti in piedi, quarto minuto se n'è andato, Roma 3 Barcellona 0, calcio di punizione per la Roma. Sta per accadere quello che era impensabile alla vigilia, sta per accadere. Calcio di punizione che viene battuto, l'arbitro si porta il fischietto in bocca, la Roma batte il Barcellona, lo elimina dalla Champions League e si qualifica alle semifinali. Clamorosa impresa della Roma che fa fuori il Barcellona con un 3-0 che entra nella storia. Clamoroso, pazzesco, cosa dire Sergio Brio? Devo dire, grandissima partita giocata perfettamente dalla Roma, con grande intensità ha messo in grandissima difficoltà il Barcellona. Bisogna fare i complimenti perché veramente hanno fatto l'impresa. Io vado a stringere la mano di Francesco per come ha messo la squadra in campo e con quanta intensità ha dimostrato in 90 minuti. Esce il Barcellona dal campo, nessuno vuole restare a vedere la festa della Roma, un incubo per il Barcellona che esce dalla Champions League per la quarta volta negli ultimi 5 anni. E la Roma va in semifinale, qualcosa di pazzesco è accaduto allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma ha battuto il Barcellona per 3-0, è una bolgia in mezzo al campo, i giocatori si stanno abbracciando, non hanno ancora forse realizzato quello che hanno combinato. Sergio Brio, un'impresa grandissima, perché battere una squadra come il Barcellona è veramente... Vengono zittiti tutti, sì, quelli che avevano... Uno stadio che ovviamente... Sergio, una felice. Cosa importante, vengono zittiti tutti quelli che avevano contestato. Ma di anche Francesco, la presunzione, fammelo dire, la presunzione anche della stampa spagnola, che dava per scontato una partita che poi ha dimostrato di essere totalmente diversa sul campo e che la Roma giustamente, meritatamente ha vinto con un grandissimo risultato che nessuno si aspettava. E vengono zittiti anche quelli che avevano contestato di Francesco
per il turnover contro la Fiorentina e contro il Bologna. Anche Dzeko e compagni, perché Dzeko questa sera ha fatto una grandissima partita, come l'ha fatta tutta la squadra, con la difesa, il centrocampo, hanno dato il massimo e hanno gestito, posso dire, la partita in maniera perfetta, anche dosando le energie. Ed ecco l'inno della Roma a fine partita per questa impresa clamorosa della squadra giallorossa, che ha eliminato il Barcellona di Leo Messi con il clamoroso punteggio di 3-0.